Allora, a Martone la festa di San Giorgio rappresenta per Martone il momento principale in cui appunto i martonesi ritrovano se stessi, ritrovano la fede, la passione verso una ricorrenza che affonda le radici nella storia stessa di questo piccolo paese. Il momento principale della festa è l'antinna, è l'albero della Cuncagna, che rappresenta appunto il momento clou di questa festa. Richiama molte persone dal comprensorio, che vengono appunto a vedere questa caratteristica dell'albero della Cuncagna, che è quasi unica nel suo genere, e viene fissata al centro della piazza principale del paese. È una manifestazione molto, molto bella, molto fascino, in cui i martonesi si ritrovano, si rispecchiano in questa particolare manifestazione. Si rinnova la tradizione alla festa di San Giorgio, come ogni anno, che ormai è diventata secolare, la tradizione di Lantina, che attira centinaia e centinaia di persone. Si rinnova la festa, ma si rinnovano anche nelle tradizioni, c'è un adeguamento per quanto riguarda la visibilità, la vendibilità, nuove iniziative da parte del comitato e dell'amministrazione per stare al passo con i tempi, che comunque nella tradizione noi ci rinnoviamo. Vengono molte persone in questo periodo, gente naturalmente di immigrati di ritorno che riempiono le case, che rallegrano le vie, che hanno iniziative che riescono a mettere in campo. Quindi questa è la martonesità, cioè siamo nel cuore della festa, ma siamo nel cuore delle radici. Le radici che anche con i giovani si tramandano nelle tradizioni, ma che amano essere presenti, che vogliono essere presenti in questo particolare momento. Per i tempi in cui viviamo e per i giorni che verranno, anche se saranno brevi, torneranno nelle loro case, però tornando nelle loro case porteranno sempre ricordi, nel loro cuore ricordo di questa giornata, della festa di San Giorgio, del Nantino, dell'incontro con gli stanziali, con noi che siamo qua. Ecco, questa è in poche parole quello che rappresenta la festa per noi. Essere assieme, rinnovare la tradizione, rinforzare la radice. Questo.